Gesù era nato. I pastori erano venuti alla capanna coi loro doni, avevano adorato il bambino e poi erano ritornati ciascuno al proprio gregge. Solo un pastorello vegliava ancora, col suo dono in mano, in fondo alla grotta. Quei piccoli fiori che aveva colto nei campi quando gli era giunta la notizia della nascita di Gesù, gli sembravano tanto belli. Li teneva in mano, smanioso di portarli alla culla del nato Messia. Infatti, in punta di piedi, piano piano, posò il piccolo mazzo di fiori sulla paglia, accanto al bambino Gesù. In quel momento un chiarore di fiaccole illuminò la grotta, risuonò un tintinnare di campanelli. Era giunta una ricca carovana e tre magi stavano entrando nella piccola grotta per presentare a Gesù dei doni preziosi. Uno portava oro, l'altro incenso e il terzo della profumata mirra. La Madonna e il suo sposo Giuseppe furono molto contenti e anche il bambino Gesù mostrò di gradire i ricchi doni e sorrise dolcemente ai magi. Il pastorello, che aveva assistito alla scena, cominciò a provare un senso di disagio. Quale contrasto tra la sua tunica stinta e un po' sdrucita e lo sfarzo di quegli abiti fatti di velluto e di raso, i colori di quelle fasce variopinte attorno alla vita, lo splendore dei turbanti che portavano in testa. Il suo piccolo mazzo di fiori era ben poca cosa a confronto dei preziosi regali portati dai magi. Ma il bambino Gesù ebbe subito per lui, povero pastorello, che timidamente si era ritirato in fondo alla grotta, uno sguardo ed un sorriso pieno di tanta comprensione. Aveva letto nei suoi occhi l'intima pena che gli faceva battere più forte il cuore. Con un gesto dolcissimo, Gesù prese il mazzo dei fiori di campo, staccò una piccola margherita bianca e vi impresse un bacio. Per quel gesto gentile, il pastorello comprese che il bambino aveva gradito allo stesso modo la preziosa offerta dei magi e il suo umile dono di povero pastore, e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Da quel giorno tutte le margheritine di campo hanno un piccolo cuore di color d'oro, là dove il bambino Gesù aveva impresso il suo bacio.